all'inizio sicuramente andavano a lavorare con una forte preoccupazione. Era un susseguirsi di domande e di ricerche di rassicurazioni. Non sapevamo neanche né la portata, ma neanche cosa effettivamente stesse succedendo. Tutti distintamente ci ha obbligati a un'esperienza che non si era mai vissuta. Il 2020 è stato un anno difficile, il più difficile che mi ricordi da quando sono nato. Non stiamo lavorando per niente. Dal governo non ci daranno niente perché non siamo obbligati a chiudere. Generalmente un po' sottovalutato, anche da parte mia, penso un po' da parte di tutti, almeno all'inizio. È nell'aria e non si vede questo agente patogeno qua che c'è. Quindi magari qualche lavoratore l'ha recepita subito, qualcuno invece pensava che era una semplice influenza. Sono separata, cioè io come faccio ad affrontare la spesa se non mi danno neanche un finanziamento? Cioè l'emergenza ha acuito e anzi allargato, ampliato soprattutto le criticità che già c'erano. Ovviamente non eravamo preparati, nessuno lo era. Il prendere coscienza dell'incoscienza di quest'estate. Ci sembra che nessuno che fa il nostro lavoro abbia potuto dire la sua. Se si chiude, si danno degli aiuti. Se non dai degli aiuti, si apre in sicurezza. Tanta gente ancora a casa senza lavorare, senza stipendio. Socializzare, incontrarsi, l'abbiamo sempre dato per scontato. Questa cosa mi ha tolto tranquillità sul futuro, ma a livello proprio di nazione. Credo che si debba riprogettare quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Sono cambiati gli occhi delle persone. Si è perso calore, cioè è come se ci avessero buttato addosso una secchiata di ghiaccio.